siamo presi questa cosa di non fare la solita targa, per questo punto ti fanno sempre le targhe, per cui abbiamo pensato di fare una cosa diversa, speriamo che gli piaccia, eccola. Per la colorosa partecipazione alla festa del Napoli del 23 giugno 2016. Complimenti, grazie per tutto quello che hai dato al Napoli e a tutti quanti noi tifosi, perché persone come te non è retorica, è la pura verità, d'altra parte il video l'ha dimostrato, oltre che dal punto di vista tecnico, cioè proprio le parate, insomma, dal punto di vista umano hai dato quel contributo per la rinascita del Napoli. A noi tifosi che pure se fosse andato in promozione saremmo rimasti tifosi del Napoli. Questo è quello che ci caratterizza. Noi non facciamo il tifo per la squadra più forte o che vince. Diciamo che vince. Volevo cogliere insomma questa occasione insomma di avere qui Gennaro per magari far fare qualche domanda ai nostri tifosi, giusto Gennaro? Certo. Cosa ne pensi? Come no, siamo qua apposta. Quindi non lo so, c'è qualcuno che vuole, vogliamo partire da qualche bambino? Magari vuole salutare e conoscere Gennaro da vicino, fare qualche domanda? Tommaso, vuoi venire tu? Dai, vieni un attimo, dai. Un bambino a casa. Niente, Benedetta, chi vuol venire? C'ha la scuola calcio a Castellammare. Gennaro, c'ha una bella scuola calcio, giusto Gennaro, ce la vuoi raccontare? No, siamo a Castellammare, cioè abbiamo questa scuola calcio che è nata da 2 anni, e siamo lì proprio per far divertire i ragazzi e anche insegnargli non solo quello che è il discorso calcistico, ma sicuramente i valori umani, che sono la cosa più importante, credo, il socializzare, il vivere con gli altri ragazzi. Questo è il nostro scopo principale. Abbiamo un nostro piccolo tifoso, come ti chiami? Luca. Luca, cosa vuoi chiedere a Gennaro? Gennaro, cosa ti ha spinto a diventare portiere da piccolo? No, questa è una bella domanda, perché io da piccolo non... No, molto bravo. Io da piccolo non facevo il portiere, giocavo più o meno da trequartista, mi piaceva. Però è l'unica cosa che quando... nella squadretta dove giocavo io facevo il trequartista, però nel quartiere me ne andavo a giocare in porta perché mi piaceva tuffarmi, fare queste cose e niente. Poi per caso un giorno i 2 portieri della squadra erano tutti e 2 influenzati e dovevamo andare a giocare questa partita importante e uno solo poteva giocare in porta. Il mister disse chi si vuole mettere in porta, disse vabbè mister mi metto io, sono anche il più alto e da lì, da quella partita non sono più uscito. Grazie. Gennaro, questi tifosi secondo me sono un po' troppo timidi, dobbiamo avvicinarci noi, dai, è meglio che andiamo noi, forza. Vieni Gennaro, vieni. Ti seguo. Vieni, vieni. Dunque, abbiamo la nostra... Daniela Faiella. Cosa vuoi chiedere, Daniela? No, io volevo chiederti, ma da tifosa, perché io sono qui da tifosa stasera, non da giornalista, perché io adoro il Napoli, quindi sono malata. Il momento più bello e il momento più brutto che hai vissuto tu col Napoli, con la maglia del Napoli? Domanda giornalistica ad hoc. Giornalistica, però, no, vabbè, io credo che ci sono stati molti momenti belli, per fortuna, col Napoli, perché ho avuto la fortuna di vincere 2 campionati, di arrivare 2 volte in Europa. Credo che uno dei momenti che ricordo sempre è la prima partita che ho fatto, perché poi da tifoso del Napoli e diciamo frequentatore della curva, anche se ero piccolino andavo sempre in curva, salire quelle scale e ritrovarsi la curva alle spalle dove io ero sempre stato da piccolino è stata veramente un'emozione grandissima. Poi pian pianino con l'aiuto dei tifosi è passato tutto e quello è uno dei ricordi più belli. Poi un altro ricordo è il 10 maggio quando siamo riusciti ad arrivare in Serie A, a vincere il campionato. Credo che quello è un altro ricordo che faccio fatica a dimenticare. Di momenti brutti forse gli infortuni che purtroppo nella carriera ci sono e forse anche l'ultimo giorno quando ho lasciato, che sono andato via perché giustamente ero legato molto a quello che poi è la squadra del mio cuore. Lasciare tanti amici è stato un momento brutto.
C'è qualche altro tifoso che ci vuole fare qualche domanda? Volevo chiedere a Rizzo, visto che hai girato tante squadre, l'effetto Napoli, che cosa ti dava in più rispetto nello sport, nelle parate, diciamo? Come tifoso che sei? Allora, ho girato tante squadre, ho fatto il nord, ho fatto le isole. E credo il calore che si prova a Napoli è difficile trovarlo in altre piazze, perché qua ti senti veramente giocatore. Io ho giocato a Verona, ma andavi per strada e non ti pensava nessuno. A Cagliari la stessa cosa, un po' a Catania, che forse ci assomigliano un po' come popolo, però quando cammini per Napoli e vedi il calore della gente, lì ti rendi conto veramente che fai un lavoro molto bello, soprattutto quando lo fai nella squadra del tuo cuore, è il massimo. C'è qualcun altro che vuole venire da Gennaro? Tommaso? Gennaro, Tommaso quest'anno ha giocato a Padova in una squadra di Pulcini e ha fatto il portiere. Gli vuoi dare qualche consiglio a Tommaso? No, dico, chi te lo fa fare per il portiere? No? Ci stanno tanti ruoli belli. No, sto scherzando. È il ruolo più bello che esiste. È quello più con responsabilità, perché il portiere quando... Purtroppo è l'ultimo baluardo, se non mette la pezza lui è gol. Lui l'anno prossimo vorrebbe giocare in attacco. Come no? Vuoi fare il contrario di me. Dall'attacco in porta, tu dalla porta all'attacco. Ma queste sono cose che poi... L'importante è che ti diverti. Quella è la cosa importante. Va bene.